I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TIC 1000, hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori a TIC 1000 non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti. Declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TIC 1000, a meno che non sia stato specificato. La vertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 70%, il 74% dei conti di clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con il CFD, rispettivamente con TIC 1000 UK LTD e TIC 1000 Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questo è l'ultimo appuntamento del mese di settembre. Siamo al sesto appuntamento live con me, Tony Cioli Puviani. Per i successivi poi vi faremo sapere a breve. E vediamo un po' come inizia questa settimana. Questa settimana è quella dei non farm payrolls, anche se non sono un po' più i non farm payrolls di una volta che muovevano centinaia di pizze in pochi minuti. Andiamo a vedere un po' quali sono gli appuntamenti macro più importanti. C'è la variazione della disoccupazione in Germania oggi alle 9,55, poi il PIL sul lato della sterlina. Domani c'è l'indice acquisti del settore manufatturiero e poi anche quello tedesco. Mercoledì c'è l'ADP che anticipa un po' i dati dei non farm. Giovedì il PMI sul lato sterlina e il non manifatturiero su quello statunitense. E poi venerdì diciamo, il dato più importante dell'inizio del mese, come ogni inizio del mese, che sono i non farm payrolls. E alle 20 c'è un discorso del presidente della Fed, Powell. Tony, che tipo di settimana secondo te ci aspetta inizio mese, quello di ottobre? Veniamo comunque da sicuramente 2 settimane importanti dove abbiamo avuto comunque sia la BCE che la Fed. Questa dovrebbe essere comunque anche un po' più movimentata rispetto alle altre, visto che c'è il dato del non farm payrolls, anche se, come dicevo prima, non sono un po' più quelli di una volta. Sì, anche lunedì scorso avevo fatto anche riassunto di quello che avevamo detto e avevo detto va anche fermato, va anche ribadito che mi attendevo uno short da 2200 di FIB, avevo dato target anche non grosso, ma 21.600, sia per quello che riguardava l'indice, 21,5 qualche cosa per quello che riguardava il future che vale 60-70 punti in meno. Ecco, diciamo che è stato centrato pienamente perché anche se adesso Grazie. va detto è andato fino a 21,430, quindi i primi 3 giorni il mercato si è mosso decisamente a ribasso fino ad arrivare abbondantemente al target di 21,6 che ci eravamo prefissati, per cui se lo dico quando sbaglio, a maggior motivo lo dico quando l'ho preso. Per cui presa onestamente in pieno la fotografia dove mi attendevo un calo, ma non importante, insomma, lontano, come poi effettivamente è stato. Poi abbiamo proseguito col tergicristallo, per cui un po' un recupero delle giornate sul future italiano decisamente balorde in quanto a volatilità, perché c'era qualche mossa le prime mezz'ora, la prima mezz'ora, poi ogni tanto delle discese o più raramente delle salite, per poi fermarci durante Wall Street aperto su 20-30 punti. E questo è un po' un connotato del FTSE MIB. Per quello che riguarda invece quello che ci attende, che poi giustamente è giusto guardare avanti, diciamo che è abbastanza complesso. È abbastanza complesso, però, avendo la fortuna di essere ritornati un pochettino più cari, io credo, se ci riferiamo a tutti i mercati, che almeno le condizioni
di carattere fondamentale siano sempre per un lateral ribassista. Sarebbe per un mercato ribassista il tutto, ma laterale perché le banche centrali, avendo iniettato una liquidità enorme, e in questo momento lo sta facendo anche tramite operazioni cosiddette repo, anche la Federal Reserve, di fatto aumenta la forza della domanda aggregata anche di asset finanziari e quindi continua a sostenere le borse. Ma al tempo stesso, che cosa notiamo? Al tempo stesso, notiamo che ci sono delle notizie brutte, e questo è importante dirlo. E a cosa mi riferisco? Non solo alla guerra commerciale, che anche lì va bene, lì non mi piace più soffermarmi perché ogni giorno, ogni due giorni sostanzialmente, ho un tweet, ho una notizia di accordo, di meeting che ormai si vedranno, di cose che stanno andando per il meglio, cose che stanno andando per il peggio, siamo abituati. Però c'è stata una notizia venerdì che l'amministrazione Trump sta valutando di limitare l'investimento sulle corporate cinesi da parte degli investitori istituzionali americani. Ovvero, cosa vuol dire? Insomma, che vieterebbe o cercherebbe di impedire in qualche modo agli investitori americani di comprare società cinesi o di partecipare tramite azionariato. Ad esempio, noi abbiamo Alibaba Group, che è quotato ovviamente negli Stati Uniti d'America. Ecco, ad esempio, potrebbe decidere un delisting di queste società o un parziale investimento da parte dei fondi, per cui mediante l'inserimento di stringenti limiti all'acquisto di azioni cinesi. E questo è un po' quello che ha preoccupato il mercato, secondo me, perché poi quando vado a leggere vedo che i commenti sono i più disparati, però chi ha notato il mercato alle 5 del pomeriggio, 5 e mezza del pomeriggio di venerdì, improvvisamente gli indici americani hanno avuto una fortissima decelerazione, addirittura il Nasdaq 100, che si trova a quota 7,750, 7,760, adesso non mi ricordo, vado a vedermelo anche, insomma, ecco, comunque era stato tranquillamente sui 7.800 punti, addirittura aveva fatto 7,820, è arrivato, e questo vado a memoria, a 7,641, per cui una decelerazione di 100, rispetto ai massimi, di quasi 200 punti, 180 punti. 180 punti sono tanti, ma lo stesso discorso lo possiamo fare anche se ci riferiamo allo Standard & Poor's, dove avevamo avuto un massimo a 2085, un minimo addirittura a 2985 circa e un minimo addirittura a 2945, per poi recuperare nell'ultima ora e 10 di contrattazione. Ecco, queste prese di beneficio violentissime che vengono fatte sui mercati americani a mercati europei, in qualche modo non vanno considerate perché, e questo credo che sia scontato, non ho la pretesa di insegnare niente, vanno considerate perché evidentemente il mercato europeo col cash chiuso, perché noi sappiamo che le azioni sono chiuse dopo le 17:30, la negoziazione dei titoli azionari viene chiusa in Germania, in Italia e in tutta Europa, e si prosegue solo con la negoziazione del future. Il lunedì dopo, eventuali differenze di prezzo tra il valore delle 17:30 che si hanno nei mercati europei, che chiudono i loro listini, i loro indici chiudono, i future è un altro discorso, ma gli indici e il settlement dei future viene fatto alle 17:30, per cui le variazioni del future sono alle 17:30 rispetto alle 17:30. Ecco, eventuali discrepanze tra quello che è successo dopo e quello che è successo nelle prime ore del mattino del lunedì vengono assorbite dagli indici europei che stanno aprendo tra 4 minuti.
questo è a scopo didattico. Per la verità, oggi non dovrebbe esserci questo scossone che poteva sembrare esserci fino a venerdì sera. Perché? Perché nell'ultima ora di contrattazione c'è stato un discreto recupero e infatti vediamo che lo Standard & Poor's dal 2945 di minimo ha recuperato la bellezza di adesso di. Sto facendo vedere dal grafico. Lo stai vedendo da parte, ha chiuso, parlo dell'indice, ha chiuso a 2,962,13, per cui ha recuperato quasi 20 punti, e 20 punti per lo Standard & Poor's è tanta roba, tant'è vero, è quasi uno 0,7. E in più, oltre a questo recupero, va detto che il future del Nasdaq, ad esempio, e il future ufficiale dello Standard & Poor's, ecco, lo guardiamo, sta ulteriormente e anche in maniera importante recuperando oggi più di 10 punti lo Standard & Poor's e la bellezza di 36 punti in questo momento mentre parlo il Nasdaq, che quindi la discesa tra la 5 e mezza e quello che è successo fino in questo momento mentre sto parlando sostanzialmente è neutra, non è successo niente. E questo però sta a indicare parecchio nervosismo da parte degli indici e degli operatori americani e conseguentemente del mondo e parecchia volatilità. Ecco, questo va detto. La mia disamina dice che le notizie sono brutte perché dal momento che un presidente degli Stati Uniti dice di limitare, di invitare gli investitori, di voler porre dei limiti alla partecipazione tramite acquisti di azioni di società cinesi in America o che gli americani addirittura non possono acquistare società cinesi alle borse di Hong Kong e di Shanghai, Shenzhen, ovvero le borse cinesi, è un qualche cosa che in tempi normali avrebbe sconvolto un po' le borse. Invece, diciamo che con la liquidità che c'è e con quello che sta succedendo, insomma, ormai da tanti mesi, sostanzialmente ogni volta che si scende c'è poi il recupero quasi fisiologico degli indici, come se avessimo un grosso sughero, un sugherone enorme in mezzo all'acqua, all'acqua profonda. Questo viene pressato, questo sughero qui in qualche modo da un dato, da una notizia brutta, e poi quando si leva questa pressione, cioè quando finisce il dato, quando finisce la cosa grave, effettivamente si risale. Abbiamo visto la settimana scorsa lo stesso discorso, adesso non mi ricordo che giorno della settimana, mi sembra anche lì venerdì o giovedì, adesso non me lo ricordo, lunedì. Con l'impeachment Nancy Pelosi, che ha ufficialmente, insomma, dichiarato che c'è molta probabilità che si arriverà all'impeachment di un presidente degli Stati Uniti, notizia che ha fatto scendere tutti i listini del mondo per qualche ora e poi pian pianino il recupero di fine settimana. Ecco perché anche i miei target sono modesti, modesti sono modesti perché io devo interpretare poi questo mercato che è chiuso in un pantano e quindi devo regolarmi, cioè io se do un target lo do anche in base alla volatilità, non in base a quello che vedo. E questa è un po' la spiegazione che c'è stata la settimana scorsa e di questa apertura. Per quello che riguarda questa settimana, come view, io sono, essendo ripompati i prezzi a un certo livello, anche se inferiori a quelli di quando parlavo nel discorso, c'è di nuovo la possibilità di sfruttare il tergicristallo da destra a sinistra. Se ci riferiamo al FIB, diciamo che entriamo in una settimana calda, perché ci sono le discussioni anche stanotte, non si sono messi d'accordo, IVA, non IVA, il contante. Vedo questo governo che usa molto anche lui la demagogia, il contante, le tasse, l'IVA, prima la promette, poi la vuole aumentare, insomma, una serie di cose che. E poi ci sono, è riportato anche dalla stampa che non vanno molto, 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 molto d'accordo. E quindi prevedo una leggera discesa. Perché devo dire leggera discesa? Perché
alla fine, Scusa se ti dimmi, dimmi. interrompo, perché è aperto Vai, vai. nel web, quindi facendo un po' l'ottica del tergicristallo che è aperto in kebab, potremmo shortarla. Subito, subito, 9-3, allora tu c'hai 22.015, 22.020, 22.020. Adesso della piattaforma 21.984 e Ah, dammi la tua piattaforma, quanto vale? 21.989. E allora, no, ah, sì, no, a 22.000, 22.000, 22.000, perché un rialzo lo fa sempre inizialmente. Vediamo un po', io ho fatto l'ultima operazione del mese qui con l'appuntamento live, vediamo short di Fuzzy Nib. Così andiamo un po' di tergicristallo e vediamo. Purtroppo è poco anche divertente perché lì non ci possiamo fare veramente niente. C'è questo indice italiano che fa dei movimenti un po', ecco, giusto la prima mezz'ora, tre quarti d'ora, e poi si pianta. E tra l'altro è anche divertente il modo in cui si pianta perché non considera più le variazioni che fanno, ad esempio, il DAX, il Nasdaq, lo Standard & Poor's, così. Molto, ha molta personalità nel senso che non guarda quello che succede in giro, però questa caratteristica dell'indice italiano che si pianta non fa più movimenti. Ad esempio, anche venerdì scorso l'ho visto bene, è arrivato immediatamente a 9,70, poi è andato a cercare un minimo a 8,50, poi si è piantato a sti livelli qui, tra 9,20, 9,10, 900, insomma parlo del fil primo, e ovviamente aumentiamo di una trentina di punti, quarantina di punti, quello del CFD TICC 1000, che adesso immagino sia 22.000, immagino adesso, no? Adesso 22.000, sì. E siamo a 22.000, è più o meno, e questa è una caratteristica. Per quello che riguarda invece altri comparti, secondo me il DAX è molto contento della debolezza dell'euro, che anche qui, ecco, qui farò raramente lo devo fare, lo faccio, però in questo caso concordo che questa quota di adesso lo vado a vedere anch'io, sto guardando l'euro-dollaro, ecco, 1,940 è una quota che sta rappresentando un discreto supporto per la tenuta dell'euro, perché più volte ha sbattuto lì, adesso l'ha anche sfondata la settimana scorsa, vedo che stanotte è andata 1,930, grosso modo, 1, qualche cosa così, però si vede proprio che siamo in un momento, è arrivata anche sotto 1,920, però siamo in un momento un po' di conflittualità con questa quota. Adesso io non so, non ho capito bene il movimento di record nuovo dell'euro-dollaro, cioè 1,9 del record del periodo ovviamente, ma immagino che questa grossa debolezza si abbia più che altro per la congiuntura estremamente negativa che sta attraversando l'Europa. E questo l'abbiamo già detto nei nostri vari webinar, una congiuntura negativa perché è dettata dall'economia tedesca, dall'indice dei direttori degli acquisti dell'economia tedesca, anche dai dati dell'economia italiana, che alla fine, insomma, parliamo di anche noi siamo sul livello 0 più 0,1. E da tutto quello che ha, dai provvedimenti che ha preso Draghi nella riunione del 12 settembre, che in fin dei conti non fanno altro che constatare in maniera grave quanto la situazione sia precaria, perché dal momento che Draghi, prima di fare la consegna a Christine Lagarde, propone un quantitative easing senza data, e propone e inizierà a novembre, mi sembra, non vorrei sbagliare, e evidentemente questo lo fa perché siamo in una situazione così e così, per cui immagino che la nuova debolezza dell'euro sia da attribuire a questo atteggiamento delle banche centrali, e come, siccome bene o male il mercato ha fatto vedere quest'anno già 3-4 volte una forte resistenza a 1,9 e un pelo. E lì per motivi tecnici, su cui posso concordare anch'io, cioè, evidentemente se il mercato
e gli operatori trovano dei supporti a quel livello lì, una volta che si sfondano questi supporti, cambieranno anche le strategie di molti operatori, di molti speculatori, saltano degli stop loss e quindi ci potrebbe essere, e questo è anche un motivo di ordine fondamentale, cioè dal momento che il mercato testa un'area e quest'area qui non tiene più, si potrebbe scendere ulteriormente. Qui combaciamo, diciamo, l'idea fondamentale dell'analisi tecnica, perché poi alla fine tutto torna se una cosa è seria. Per cui quando ci sono dei test provati e riprovati si crea giustamente un supporto, e questo lo uso anche io, ma una volta violato il supporto, la speculazione o l'operatività tende a enfatizzare il movimento, perché va alla ricerca di nuovi test che saranno importantissimi, e alla ricerca di nuovi supporti. Questo è anche in una logica di mercato. Quindi uso questo termine da monitorare questa zona 1930, ormai possiamo dire, che è una zona di spartiacque. Qualora si tenga, evidentemente scopro l'acqua calda, evidentemente se il test tiene, vuol dire che ci sono dei motivi anche di ordine fondamentale per pensare che Powell, Trump, cercheranno di svilire a loro volta anche loro il dollaro americano tramite l'abbassamento di tassi di sconto, tramite questi repo che stanno facendo adesso, tramite un nuovo QE che è all'orizzonte anche in America, e quindi il discorso può essere finito. Intanto, caro Giuseppe, mi dici la tua quota? Allora, adesso è 21.966 in bid. Per cui abbiamo fatto bella figura, perché insomma, evidentemente dopo la sparata iniziale io vedo che siamo sul minimo assoluto della giornata. Parliamo di pochi punti, ma questo è il mercato: se fa pochi punti nessuno ne ha la colpa, per cui la solita sparatina iniziale, le prese e poi le prese di beneficio. Ecco, questo movimento è un classico movimento che ci si poteva aspettare. Poi non so perché, questi sono consigli per chi opera su FTSE MIB. Evidentemente un po' se ne sarà accorto, non so perché, ma la partenza tendenzialmente del FTSE MIB tendenzialmente sempre buona, è sempre buona, cioè tre volte su quattro le aperture tendono a inizialmente nei primi minuti andare a destra, cioè a recuperare i prezzi per poi uniformarsi alla tendenza del mercato. Vediamo che anche il DAX è sceso a meno 0,12, il DAX si trova sui minimi della mattinata. Un po' più di cattiveria il DAX rispetto Sì, al. c'è un pochino più di cattiveria, però noi avevamo fatto anche 22.040, per cui diciamo che, ecco, vedete che queste sono le prese di beneficio che un po' avevamo dichiarato in antepost, proprio dovute a questa serie di problemi. Ultimo problema, me l'ho scordato, che forse è anche il più importante, perché a me sta succedendo una cosa, Giuseppe. Una cosa, rispetto a tutti questi anni, una cosa stranissima. Ieri, ovviamente, la domenica mattina, hai più tempo, mi metto un'ora a googolare le notizie di carattere geopolitico e macroeconomico, no? È quello che faccio abitualmente, da sempre, diciamo. Una volta compravo i giornali, adesso me ne sto comodamente sul computer e trovo tutto ugualmente, anzi, trovo anche notizie più fresche. E quello che vedevo ieri, no? Era innanzitutto questa notizia che Trump voleva limitare gli investimenti degli operatori americani, per cui fondi, investimenti, investitori, cittadini con i soldi, verso le aziende cinesi. Poi c'era anche una notizia che non ti sarà sfuggita, dei dazi europei, con tutti i telegiornali che parlavano del parmigiano reggiano, che anche l'Italia ha visto tante interviste di prodotti alimentari, qualora volessero passare, mettere ulteriori dazi ai beni alimentari italiani, anche l'Italia che esporta molto in America, perché il cibo italiano, particolarmente l'olio, il parmigiano, alcuni tipi di formaggi, poi insomma adesso non sono espertissimo.